e in Europa chi di voi se ne è occupato, se ne occupa o ha letto, vincono le lobby. In Europa tu, se c'hai una lobby forte, ottieni dei finanziamenti. In Europa, se c'hai chi segue i progetti, hai i canali per poterli far finanziare. Oggi la Casa Liguria non c'è più, abbiamo due funzionari. Fra pochi mesi, se dovesse vincere il mio antagonista, avremo un subaffitto presso la Regione Piemonte. Voi potete immaginare che i funzionari della Regione Piemonte fanno prima gli interessi della Regione Piemonte e, se ce ne sarà, e non ce ne sarà, faranno gli interessi della Regione Liguria. Quindi questo non è il modo di agire. Noi dobbiamo essere protagonisti. Ripeto, quando ho avuto questo onore di gestire la mia Liguria, qualche passo avanti l'abbiamo fatto. Io ricordo con grande piacere, con entusiasmo, per esempio, che abbiamo battuto tutte le altre regioni facendo venire qua a Genova l'Istituto Italiano di Tecnologia, e che è stata un passaggio veramente importante per creare quella alta tecnologia, quell'interesse, e che poi purtroppo in questi anni si è un po' dimenticato. L'idea originale era diversa, era quella di dotare l'Istituto Italiano di Tecnologia di una sede prestigiosa. Io avevo identificato per esempio il palazzo ex ospedale psichiatrico di Quarto, credo che lo conosciate tutti, un palazzo assolutamente prestigioso. Questa amministrazione regionale ha preferito allontanare o comunque decentrare i giovani in un palazzo fatiscente, ex guardia di finanza di Morego, bel posto per quanto riguarda la primavera e l'estate, un po' dimenticato dal centro della città, che invece lo scopo nostro era di questi scienziati, di fargli apprezzare il nostro centro storico, di fargli apprezzare la bellezza della nostra città, il mare, e soprattutto l'idea era quella di far venire qua gli scienziati, ma il top degli scienziati, che venissero qua con tutti i loro apparati, quindi con tutte le loro assistenti, segreterie, per veramente incentivarli a trovare scoperte, a creare diciamo quel terreno fertile per nuova occupazione. E invece mi sembra che questo progetto si sia un po' arenato. In quegli anni in cui io ho governato è nato il progetto degli Erzelli, è nato il Festival della Scienza, è nato l'Istituto, il Distretto di Tecnologie, insomma abbiamo seminato, abbiamo lavorato. E quindi cosa è successo dopo in questi ultimi 5 anni? Ma io non lo faccio come propaganda, è un dato, la regione si è fermata, non c'è stato più un'iniziativa che abbia portato l'interesse delle imprese. Si è voluto puntare sulla siderurgia quando sapevamo già da 20 anni che la siderurgia, fabbricare del lamierino, è un'attività a bassissimo valore aggiunto. Tant'è vero che i dipendenti allora, 5 anni fa, erano 2700, oggi i dipendenti dell'acciaieria di Cornigliano sono 900. E gli abbiamo regalato all'imprenditore 1,5 milioni di metri quadrati in cui avremmo potuto insediare qualsiasi tipo di attività, magari anche a basso valore aggiunto, artigianale, commerciale, terziario, che però creano occupazione, che comunque è sempre meglio di niente. Si è massacrato il terreno commerciale. Come? Prima si è data una priorità, per esempio, ai centri commerciali, che per carità vanno bene, ma esagerando come si è stato esagerato in questi 20 anni, si è distrutto tutto un tessuto di attività tradizionali, artigianali, storiche, che credo che erano la vita vitale di una città come Genova. E poi cosa sta succedendo in questi anni? Un abusivismo che non è più accettabile, perché una volta, per carità, noi siamo gente solidale, per carità, ma una volta c'erano i Vucumprà che vendevano i fazzolettini, non davano nessun fastidio. Oggi voi guardate nelle strade, ma questo vuol dire nelle strade da via 20 Settembre al Molo, al Porto Antico e Corso Italia, si vende di tutto, abbigliamento, hi-fi, scarpe, di tutto. E quindi questo crea un danno irreparabile nell'inerzia della città. Io vi racconto un particolare. Un mio amico milanese, giornalista, domenica è venuto a portare i bambini all'acquario, ha parcheggiato, è passato 20 minuti dopo le 2 ore di parcheggio, si è preso la multa. Vicino alla sua macchina c'era una sfilza di senegalesi anziché africani che con arroganza a momenti non facevano passare le persone. Quindi voglio dirvi, solidarietà sì, ma nel rispetto delle regole, nel rispetto della meritocrazia, nel rispetto di chi investe, paga le tasse, paga tutti noi. E quindi io credo che ci siano alcuni
elementi fondamentali su cui dobbiamo rivoltare pagina. E quindi il lavoro che mi aspetta, che ci aspetta, è difficile. È difficile perché siamo in un momento di crisi. Io credo che tanti di voi, qualcuno di voi se lo so per certo, è dovuto andare a lavorare da altre parti. Ha avuto difficoltà a trovare magari una casa per potersi togliere dai genitori, ha difficoltà concrete. Io credo che questo dobbiamo rivederlo. Noi dobbiamo puntare sui giovani, perché è inutile dirlo, ma se non ci siete voi, la regione Liguria già è una regione che ha il 25% di persone over 65 anni, la media italiana è 15%, noi abbiamo il 25%. Bene, io dico, questo è un vantaggio perché vuol dire che in Liguria si vive bene, si vive a lungo, però se mancano i giovani, cioè in Liguria la percentuale di disoccupazione giovanile raggiunge il 30%, il 30%. Nel nord-ovest, quindi Piemonte, Val d'Aosta e Lombardia, la media è il 15%, noi abbiamo raddoppiato la disoccupazione giovanile. E per quale motivo? Cioè noi non siamo una regione del sud, facevamo parte del triangolo industriale, insieme a Torino e a Milano abbiamo fatto la storia della politica industriale occupazionale. Voi oggi vedete, Torino raggiunge Milano, hanno inaugurato la nuova velocità in 50 minuti. Genova ci vogliono per chi fa il pendolare dalle 2 ore alle 3 ore per andare a Milano. Milano è riuscito ad avere la sede dell'Expo 2015. Avete mai sentito parlare di Genova, della Liguria che si vuole agganciare alla Lombardia? Avete mai visto Burlando che va a parlare con Formigoni? No, Burlando va a parlare con l'Abruzzo perché è della stessa idea politica. E allora vedete che l'ideologia politica è quella che rovina lo sviluppo della regione Liguria. Io quando ero presidente parlavo anche con D'Alema. Allora io ho avuto per qualche mese D'Alema presidente del Consiglio e D'Amato presidente del Consiglio. Ma io parlo con tutti per creare occasioni di lavoro per la mia regione. Ma invece chi ha l'ideologia nel sangue, nel DNA, che ha fatto politica da bambino, non ce la fa a parlare con uno come Formigoni, non ce la fa a parlare con uno come Berlusconi. Ma invece il compito di un presidente di regione è fare gli interessi della regione, è parlare con tutti. E allora non critichi il governo. E questa è una politica sbagliata. Quindi io mi accingo a terminare questa lunghissima campagna elettorale che mi vede, e questo è un onore, candidato prima di tutte le altre regioni. Ecco, un record positivo la regione Liguria l'ha fatto, ha candidato il sottoscritto 6 mesi fa. E voi avrete letto che in alcune regioni ancora oggi il candidato è incerto, insomma, e comunque abbiamo chiarito i candidati delle altre regioni poche settimane fa, pochi mesi fa, e su questo la Liguria almeno una minima priorità l'ha avuta. E quindi io continuerò questa campagna elettorale, spero col vostro aiuto.